Popolo del canale di Gross, buongiorno. Pochi giorni fa è stata annunciata la decisione dei vertici Rai di annullare la presenza del sovversivo Antonio Scurati, amico dei sinistri, per leggere il proprio intervento alla vigilia del 25 aprile. Come ben saprete, il qui pro quo è per via di una questione di vile denaro. Di fatto, il budget per le ospitate in Rai di quest'anno si è esaurito dopo il pagamento a John Travolta per il ballo del Quaquà e per via della realizzazione di una statua di Pino Insegno a grandezza naturale in oro zecchino che porranno in groppa al cavallo rampante di fronte alla direzione della Rai. Ho dunque ricevuto l'incarico formale da parte del governo per andare a produrre un discorso sostitutivo. D'altronde non ti capita tutti i giorni di trovare un autore che lo scrive in 2 giorni e per 5 euro a nero. Adesso sono anche disponibile per discorsi di pre-diciottesimo, trovate i link in descrizione. Dunque, 25 aprile. Il 25 aprile non è un giorno come gli altri. Il 25 aprile è una ricorrenza importante che merita di essere ricordata ogni anno. Meglio se il 25 aprile, che se no poi si fa casino, se si va a festeggiare il 25 aprile, il 2 giugno, poi Ferragosto, Natale. Il 25 aprile è meglio. Dunque, il 25 aprile in Swaziland è la festa nazionale della bandiera. Il 25 aprile in Germania è la giornata degli alberi, che ogni giorno ci forniscono il legno, con il quale possiamo alimentare i nostri forni a legna, nei quali cuociamo la nostra eccellenza nazionale. Apiz, co, opumarol, gop. Il 25 aprile celebriamo i nostri santi. Sant'Aniano di Alessandria, San Clarenzio di Vienna, San Febadio di Hagen, San Pedro de San José de Bentancourt e tanti altri santi che, per questioni di tempo, non posso nominare oggi. Ma il 25 aprile non è solo questo. Il 25 aprile non è solo gioia, ma è anche, tra le altre cose, il giorno che alcuni definiscono la liberazione d'Italia. Liberazione, paroloni. Allora, perché non festeggiamo anche la liberazione di Roma dai Visigoti? Di Frodo dagli Urukai? Di Gesù dal Santo Sepolcro? Quella è la Pasqua. Ah, è la Pasqua quella. Ma che c'entra l'uovo allora? Vabbè, no, 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 allora questa la cancello. Qualcuno dice che il 25 aprile non è una festa, ma un'occasione di raccoglimento utile a non dimenticare gli errori del passato. Io dico che ogni giorno a casa dal lavoro passato a non grigliare è un giorno perso, che poi chissà per quanti anni ancora ci permetteranno di grigliare. Già le vedo queste orde di buonisti vegani che ci assalteranno cantando Bella Ciao e sostituendoci di nascosto le fiorentine con le bistecche di tofu. Lo chiamano antifascismo? Che brutta parola. Anti, contro, opposizione. Perché dobbiamo sempre farci la guerra, dico io. Non staremmo tutti meglio se oggi, dopo 50 anni, 80, 80, 80? Eh sì, sono 79 quest'anno. Come passa il tempo quando ci si diverte? Dicevo, non staremmo tutti meglio se oggi, dopo quasi 80 anni, la smettessimo di combattere gli uni contro gli altri, di rincorrere i fantasmi del passato e ci concentrassimo invece sui veri problemi dell'Italia? I neri. Italiani! In conclusione, io vi dico, come il nostro Signore ci ha insegnato, scambiamoci un saluto di pace. Possibilmente con il braccio inclinato di 45 gradi e il palmo rivolto verso il basso.